Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono felicissima oggi finalmente di farvi questo video. Sono troppo felice. Sono troppo felice davvero, ragazzi. Lo sapete perché? Perché ho comprato un sacco di cose e non avevo mai il tempo per farvi questo video. Postavo le foto su Instagram e voi mi chiedevate dove hai comprato. Io, mio Dio, ho comprato un sacco di belle cose, però non avevo il tempo. Finalmente adesso ho 8 minuti e mezzo. Sto scherzando, però davvero mi devo muovere perché c'ho un appuntamento dopo. Quindi lo sapete che io incastro i video. Nuovo video ogni martedì e giovedì, però sempre qua sul mio canale. Faccio 2 video a settimana, martedì e giovedì, appunto perché mi piace mantenere contatto con voi, leggere i vostri commenti. Vi ringrazio tanto tanto per il vostro affetto e quindi adesso finalmente vi faccio vedere tante cose stupende. Sono un bel po' di cose, non vi spaventate, oh mio Dio, Carita è impazzita, in 2-3 giorni ha comprato tutte queste cose. No, sono cose che ho accumulato in un po' di tempo. È un po' di tempo che non vi faccio video. E quindi adesso sono un po' di cose accumulate. Non compro tantissime cose. Oh mio Dio, no, vabbè. Insomma, poi bisogna vedere questo tantissimo quant'è. Però non compro tantissime cose per il semplice fatto che la cabina armadio sta diventando piccola. Le cose stanno diventando, più cose comprate, più cose da lavare, da sistemare. Quando vivrete da soli me lo direte. Però davvero io sto cercando di comprare meno cose, però di qualità, perché mi piace che un vestito sia bello, sia particolare, sia di qualità, che quindi mi duri nel tempo, piuttosto che comprare tante cose e riempirmi di tante cose che poi alla fine o non metto perché non mi piacciono poi tantissimo, o magari poi dopo diventano brutte, si stalabrano, insomma non so come si dice in italiano, si stalabrano, fanno i pelucchi, quelle cose. Io mi innervosisco perché ho fatto tanto per scegliere una cosa che mi piaceva tanto, poi dopo 2 mesi è diventata bruttissima. Oh mio dio. No, vabbè, comunque ragazzi, iniziamo subito. Vi faccio vedere le cose che ho comprato. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, dove vedrete questi vestiti indossati nelle foto. Però prima di iniziare vi voglio dire, sulle labbra c'ho il rossetto, perché già so che me lo chiederete, mi chiedete sempre in tantissime informazioni sui trucchi che utilizzo. Bye bye Beardy, è un nude molto molto bello, lo trovate come al solito su Carita Shop. Vi metto anche il link di tutti i prodotti che ho usato per il make up nel box info. Per gli occhi ho utilizzato interamente la nuova palette di Nabla, che abbiamo in offerta lancio su Carita Shop ancora per pochi giorni, almeno 30%. Ragazze, è bellissima, a me piace un sacco, e infatti sono tutti trucchi matte, opachi, e la uso tanto perché mi piace tanto, appunto per l'autunno, per l'inverno, usare trucchi che siano non brillanti, quindi siano effetto nude, perché a me piacciono tutti questi trucchi effetto nude naturali, e con questa palette veramente mi trovo da Dio. Praticamente uso solo questa per truccarmi, ragazze, ve la straconsiglio. Se vi piace prendete tutta la palette, questa è una palette componibile, con tutti gli ombretti sta scontata almeno 30%. Anche di questa vi metto il link nel box info. Siamo, perché le cose sono davvero davvero tante, ragazze. Lasciate un bel pollice in su se vi piacciono i video acquisti, li faccio solo per voi perché so che vi piacciono, vi piace vedere queste cose, quindi perciò vi faccio questi video. Tutto, ragazze, c'è, ho comprato un po' di cose sportive, questi pantaloni che praticamente mi piacciono un sacco, sono pantaloni della tuta della marca K e sono molto molto particolari. Allora, li ho pagati, non so se vi piace sapere i prezzi, perché io, ragazze, ve li vorrei dire i prezzi, perché anche io, diciamo, quando vedo un video mi fa piacere sapere il prezzo, insomma, per orientarmi, anche per curiosità, per sapere insomma quanto vale. Però è brutto dire il prezzo delle cose, però io me le sono comprate, io non è che me l'hanno regalate, però comunque posso immaginare, perché per qualcuno il prezzo non lo so, può dare fastidio, quindi non lo so, fatemi sapere voi se vi fa piacere che io li dica o non li dica. Per me è uguale, anche se tante cose le ho indossate, quindi spesso i cartellini poi li butto, però mediamente, ecco, vi dico più o meno, ad esempio questo mi ricordo più o meno 40, no, sbagliato, 59 l'ho pagato, però è bellissimo. Ed è particolare perché ha tutti i bottoni e quindi si apre sulla gamba. Adoro questi pantaloni, infatti l'ho preso sia nero, poi è comodissimo, ragazze, veramente addosso. Io, sapete, nel quotidiano amo molto l'abbigliamento sportivo, le tute, mi piace proprio un sacco, e quindi ne ho presi due. Questo qua è col nero, è sempre che si apre, ragazzi, sono troppo troppo fighi e io li adoro. Fatemi sapere se vi piacciono. Praticamente cosa è successo? Ho
scusate ragazzi, sono sparita un attimo. Io avevo preso prima queste scarpe fila che mi piacevano troppo, e queste scarpe amore e odio. Ho pubblicato una foto su Instagram, alcune amore, oh mio Dio bellissime, altre oh mio Dio che brutte. Io le amo, mi piacciono un sacco, sono tipo Balenciaga, ma non sono Balenciaga, sono fila, e costano infatti di meno, costano 139 euro. A me, cioè, non è che mi importa della marca, a me mi importa una scarpa, se mi piace. Queste qua io le ho viste, sono andata nel negozio sportivo, le ho viste, non sapevo neanche che marca fossero, le ho provate, mi piacevano, le ho prese, però sono molto molto comode. Cosa positiva, sono comodissime e sono molto carine, hanno appunto questa parte qua un po' elastica. E quindi dopo aver preso queste scarpe, vedete c'è scritto fila, il commesso del negozio, perché i commessi a me vogliono far spendere sempre un sacco di soldi, mi ha detto: lo sai cosa ci andrebbe bene questo pantalone con il bottone? Io: ma sì, ma dai, ma fammelo vedere. Ma sì, io sono proprio, io, i miei commessi mi amano perché io compro tutto, e alla fine mi sono comprati due, vabbè. E poi ho preso altre cose sportive. Allora, questa giacchetta che è molto molto carina dell'Adidas, che è venuta a comprare, cioè ho fatto io il completo. Queste sono cose che già ho indossato, infatti devo lavare, non le sto lavando per farvi il video. Ho fatto questo qua, una foto su Instagram, andate a vedere, che mi ha scattato Dario, molto molto bella, con questa outfit, con questa maglietta che io adoro, adoro questo colore, con il rosa, adoro questa giacca. Allora, maglietta sui 30 euro, questa sui 60 euro, ecco, facciamo così, vediamo se va bene per voi che vi dica i prezzi così. E poi l'ennesimo leggings della Nike, che io li amo. Questo, ragazzi, c'ha solo questa scritta qua, e l'elastico comunque è molto comodo perché è sottile, quindi io non amo quelli troppo troppo stretti, troppo troppo coprenti, molto confortevole. Anche questo qua pagato sui 30 euro. E come scarpe per la palestra ho preso queste qua. Queste qua me le ha consigliate, le ho prese in un negozio a Pozzuoli, molto molto carino, perché di Pozzuoli sta proprio nella piazzetta verso via Napoli, in salita così. Comunque lui è stato molto gentile, mi ha detto: prendi queste che non costano neanche tanto, infatti pagate sui 60 euro, però te le consiglio perché volevo la Nike figa, dicevo devo spendere tantissimo per avere delle scarpe buone. Invece queste sono scarpe per la palestra, ragazzi, sono anche carine alla fine, sono dell'Adidas, ma vi dico che sono comodissime, quindi mi ha fatto fare un bellissimo acquisto. Sono anche molto molto leggere e confortevoli, quindi palestra, ok, ce l'abbiamo. L'ultima cosa sportiva che ho preso è questo zainettino della Nike, che mi piaceva troppo, sempre abbinato all'outfit, quello con rosa, mi piace tantissimo. Questo pagato 30 euro, c'era anche di diverse fantasie, molto molto carino, vedete è piccolino per le scampagnate, quando tipo vai al lago oppure quando fai un viaggio in treno. Mi piacciono molto questi zainettini, sono molto molto pratici e comodi, vi piace? Questo negozio a via dell'Epomeo, se siete di Napoli, molto molto carino. Ho trovato questo negozio, sta da tanti anni ma io adesso l'ho scoperto, e praticamente le ragazze, sono anche ragazze che mi seguono, a cui mando un bacio se mi stanno guardando, sono state gentilissime, mi hanno dato un sacco di consigli, ma mi hanno fatto spendere un sacco di soldi, quindi no, vabbè, sto scherzando. Però è davvero un bel negozio, passateci, perché c'è un sacco di cose firmate. Adesso vi faccio vedere il nome, Alisia. C'è un sacco di cose firmate e loro poi ti danno un sacco di consigli. Comunque è molto molto carino, c'ha Moschino, Versace, Guess, un sacco di cose di qualità proprio, e ti danno consigli anche per l'outfit, che a me servono sempre perché io non so abbinare le cose, lo sapete, però mi piace tantissimo, però non le so abbinare, quindi poi mi fido molto dei consigli di chi vende. E allora, ragazzi, ho preso, vi faccio vedere, poi vi farò sicuramente le foto. Allora, ho preso questa gonna Versace, che, ragazze, ditemi se non è bellissima, ed è il mio primo capo Versace, sono le prime cose che compro di Versace, ma è bellissima, Versace jeans. Questa costicchia 305 euro, però è bellissima, ragazze, questa gonna. No, vabbè, vi giuro, quando l'ho provata mi è piaciuta un sacco, c'ha proprio il giallo di Versace, tutti i vari loghi, è bellissima. E voglio fare una bella foto con questa gonna, con quest'outfit. Mi hanno fatto abbinare questa maglietta, che anche questa è bellissima, è piaciuta tanto anche a Dario, c'era sia bianca che nera, praticamente per sveltire un po' l'outfit e renderlo più casual, questa t-shirt che va dentro.
E questa qua, sempre di Versace, costa 89 euro ed è molto molto bella. Ovviamente è una t-shirt di lusso, quindi comunque è bella, però si può mettere anche con i jeans. Ma vi giuro che quest'outfit era troppo troppo carino, infatti mi è piaciuto tantissimo. E poi da sopra questa giacchettina, questa è della Guess, mi è piaciuta un sacco questa giacchetta. Questa non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma intorno ai 100 euro, non vorrei sbagliare. C'ha le spalline, è troppo carina per questi mezzi tempi, è una giacchetta corta che porta i bottoncini, vedete, ma vi giuro è troppo carina per queste outfit, perché è corta in vita, quindi anche sopra i jeans, mi piacciono molto queste cosine carine. Ho preso anche questi jeans, sempre in questo negozio, molto belli, questi jeans di questo marchio che si chiama Athos Lombardini, e li ho pagati 175 euro, però vi giuro che sono bellissimi, sono diversi dal solito, particolari, calzano benissimo, sono un po' alti in vita come piacciono a me, e hanno questa riga dorata. Il dorato, adesso vi faccio vedere come ho pensato di abbinarlo. A parte che la maglietta di Versace secondo me ci va bene dentro, voi cosa ne pensate? Penso che con quella maglietta ho fatto due outfit, va bene, sia sulla gonna che sui jeans. E il jeans sotto è un po' largo, ma leggermente, non tantissimo, e mi piace tantissimo questa riga dorata. Questi jeans sono belli anche da sera, appunto, con una maglia nera e una scarpa dorata. Adesso vi faccio vedere. L'ultima cosa che ho preso in questo negozio è questa cinta, appunto, sempre di Versace, per completare l'outfit con la gonna e la maglia Versace. Adesso ve la faccio vedere, è bellissima, troppo bella questa cinta, mi è piaciuta un sacco, è sottile, nera, e c'è appunto scritto Versace Jeans, è carinissima, e l'ho pagata questa qua, vi dico subito, 119 euro, è molto bella, mi piace un sacco. Anche questa qua viene bene sull'outfit con la gonna e la maglietta, ma anche con i jeans, con la maglietta dentro, secondo me va molto bene. Poi fatemi sapere voi, che siete sempre molto più esperte di me, io mi fido molto molto dei vostri suggerimenti. Poi ragazze, sono stata da Pinco sono stata un po' di tempo fa, infatti ho messo una foto anche su Instagram e vi feci vedere io con le buste, perché ci ho lasciato proprio un rene in quel negozio, veramente ho speso tantissimo, proprio l'occhio della testa, non ve lo dico, meglio che non ve lo dico, però ragazze, ho preso tutte cose di qualità bellissime che comunque sfrutterò moltissimo anche in inverno. E vi faccio vedere, ho preso questa gonna, molto molto bella, rossa, mi piace tantissimo il rosso, mi piacciono questi outfit un po' rock, un po' particolari, e questa gonna è bellissima, sia da mettere con uno stivaletto, quindi più sportiva, sia da mettere con un tacco. E da sopra ho preso questa maglia, cioè questa qua, non mi ricordo se ho postato già la foto su Instagram, però qualche fotina l'ho fatta, cioè con la t-shirt questa qua, sempre di Pinco, con scritto Coca-Cola, troppo troppo carina, c'ha tutte le perline, vedete, mi ha colpito subito, appunto dentro, sulla gonna. E poi ho preso queste scarpe da poter abbinare a quest'outfit oppure all'outfit che vi faccio vedere dopo. Sono sempre di Pinco, queste scarpe mi hanno rapito il cuore. Vediamo se c'è il prezzo qua, perché queste cose le ho comprate da un po'. Comunque mi ricordo che tutto pagai tantissimo, proprio non lo so, non mi ricordo quanto, ma un sacco. Non c'è scritto da nessuno. Ah, ecco, queste scarpe costano 251 euro, quindi... E costicchiano, insomma, però sono bellissime. E non avevo mai comprato un paio di scarpe di Pinco, però sono belle, particolari. Queste scarpe c'erano anche blu, erano bellissime, e nere. Io le ho prese dorate perché a me piace tantissimo il dorato, e anche in quest'outfit qui sotto, per spezzare con il jeans che vi ho fatto vedere prima, che è dorato, così secondo me strafigo, e anche con la gonna Versace va benissimo. Ragazze, sono troppo belle queste scarpe, sono particolarissime. Ho postato anche un outfit, una foto su Instagram con queste scarpe di Pinco, che vi giuro, cioè, ditemi se non sono stupende, io non smetto di guardarle, sono bellissime. E infatti anche la foto vi è piaciuta un sacco su Instagram. Ho altre due gonne. Allora, questa gonna che l'ho pagata 129 euro, bellissima, questa è più invernale, è molto molto carina anche questa con quelle scarpe, vedete, c'ha questi bottoni dorati che richiamano le scarpe.
E quest'altra gonna, questa qua anche può venire con la maglietta, questa qua con la scritta Coca-Cola che vi ho fatto vedere prima, oppure con una maglietta semplice nera, un body anche nero. Vedete, c'ha tutti i cuori, le stelle, è troppo carina con questi voilà. No vabbè, questa gonna mi ha colpito subito. Questa si può mettere sia elegante che un po' più rocco con stivaletto, è molto molto carina e non vedo l'ora di indossarla. Ragazze, l'ultima cosa che vi faccio vedere è questo vestito che ho preso sempre da Pinco e ho pubblicato una foto su Instagram, andate a vedere. Scusate, ho fatto le corse perché stava sopra, sono andata a prenderlo nella cabina perché me l'ero dimenticato. È troppo bello, sempre di Pinco, ha avuto un sacco di consensi questo vestito su Instagram nelle foto che ho pubblicato. È un vestito che calza molto molto bene, corto, con lo scollo a barca e c'ha la manica, vedete, un po' larga. È molto bello, sembrate tipo un uccello quando lo mettete che avete le ali. Comunque ragazzi, il mio tempo è scaduto perché è venuto il mio amore. Eccomi. Dobbiamo andare, abbiamo un appuntamento di lavoro per il nostro shop Carlita Shop ovviamente. Ragazze, ah, l'ultima cosa che vi volevo dire, ragazze, infatti mi sono presa qua la scatola di Gucci. Ciao amore. Ciao. Saluta a tutti, c'è anche Pupi. E mi sono presa la scatola di Gucci perché vi volevo chiedere una cosa. Mi vorrei prendere una nuova borsa di Gucci e volevo chiedere consiglio a voi. A me piacerebbe tantissimo quelle nuove che sono tipo di velluto invernali e la vorrei prendere rossa, mi piacerebbe tantissimo, però c'è anche nera e anche altri colori. Datemi un consiglio, insomma, perché mi fido molto del vostro giudizio. Fatemi sapere se vi piace proprio in velluto e rossa, lo so che è particolare. Ragazzi, però a me piace. Se non spedi, conservate, va bene. Ragazzi, vi mando un bacio grande, spero che questo outfit, che questo video vi sia piaciuto. Vi mando tanti baci, aspetto i vostri commenti, lasciate tanti like al video e ci vediamo al prossimo video. Ciao family. No, c'è Dario che mi sputte, che devo fare la miniatura e tu mi sputti. Amore, vieni qua a far vedere. Idiota. Gucci gay. They can call me whatever they want. So what if I am crazy?